Attività in mare, design nautico, convegni, street food e letteratura. Tutto questo nell'anteprima del salone dedicato alla piccola nautica e denominato Sottocosta 2022. Ha preso il via oggi al Marina di Pescara, grazie all'iniziativa firmata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dalla Marina di Pescara con la collaborazione tecnica di Assonautica Italiana Sezione di Pescara. Fungerà da anteprima al salone della piccola nautica da diporto che si svolgerà dal 22 al 25 aprile del prossimo anno. Sarà una 2 giorni ricca di eventi, di contenuti soprattutto, per far conoscere ancora di più in modo approfondito il mare. Io direi proprio di sì, perché considerato che quest'anno ad aprile non abbiamo fatto sottocosta, perché le condizioni non ce l'hanno consentite, abbiamo creato questo evento con una serie di incontri e diciamo, di convegni dove si cercherà di portare alla luce quanto c'è di nuovo nell'ambiente nautico, nel rispetto dell'ambiente, e di tutto ciò che può essere utile a sviluppare la cultura e l'interesse della nautica da diporto. L'esposizione non ci sarà. Adesso no, speriamo di avere una grande esposizione, una grande fiera, riportiamola all'origine, ad aprile. Si parte oggi con il convegno sui porti, molto importante. Ci sarà la sicurezza, ci sarà la sostenibilità, ci sarà un incontro di sistema di tutti i circoli porti e rimessaggi abruzzesi, ci sarà gli Open Day del mare, quindi presenteremo tutti gli sport ai ragazzi e anche ai meno giovani di tutte le opportunità sportive del mare. Quindi sicurezza, normativa, sostenibilità. Ma la nautica è una passione solo per benestanti? Oh, grazie, assolutamente no. È una passione, e lo dimostreremo anche appunto con il convegno con la Nautica Fa Sistema, proprio per dimostrare dove ci saranno tutti i circoli, tutti i porti, tutti i rimessaggi, che c'è la nautica minore, la nautica normale. È assolutamente alla portata di tutti, perciò c'è anche gli Open Day degli sport del mare, proprio per mostrare queste opportunità, ma anche la possibilità di vivere il mare non dalla spiaggia, ma anche sul mare, assolutamente alla portata di tutti, al costo di una moto, al costo di tantissime altre cose, assolutamente da sfatare questo mito. La nautica è una passione assolutamente da vivere.